Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare un video che sta spopolando in tutta YouTube in questo periodo. Cioè un video in cui vi mostro la mia giornata, però scelta da voi. E l'ho scelta dai miei follower su Instagram. Quindi consiste nel fare dei sondaggi durante tutto l'arco della giornata, nei quali faccio domande molto banali e sono davvero curiosissima di capire se mi conoscete davvero, mi farete fare le cose che vorrei fare oppure se mi porterete da tutt'altra parte. Scusate il mio aspetto, ma mi sono appena svegliata, mi sono giusto lavata la faccia, anche perché lavarmi la faccia era l'unica cosa che potevo evitare di chiedervi. In ogni caso, adesso parto con i miei sondaggi sul mio profilo Instagram. Tra l'altro, se non mi seguite ancora, qui c'è il mio link o comunque il mio nickname, e correte a seguirmi perché presto farò un altro video del genere, una cosa del genere. Ho appena pubblicato il primo sondaggio in cui vi chiedo se fare colazione al bar o a casa. Ho delle idee sia per delle colazioni a casa sia per altri sondaggi nel caso mi faceste uscire, quindi adesso aspetto solo le vostre risposte. Per ora sta nettamente vincendo la colazione al bar, quindi io sto preparando degli outfit, tra cui dopo vi farò scegliere quale dovrò indossare. Sta scrivendo la Franci perché le ho appena detto che dobbiamo andare a fare colazione fuori. Il mio outfit è sicuramente questa tutina qui di Pull&Bear e adesso sto cercando di scegliere un altro outfit. Il problema è che non ho ancora fatto il cambio armadio, infatti ci sono solo cose invernali. L'altro outfit che vi propongo sono questi pantaloncini tipo in jeans nero, che sono di Subdued, che ho pagato tipo 39 euro, e l'ho presi l'altro giorno. Sono strabelli, però tralasciando il prezzo. E poi sopra c'è tipo questa maglietta crop top che è di Zara, una maglietta bianca molto easy, quindi adesso vi faccio scegliere. Ho appena messo il sondaggio dedicato ai vestiti, però cioè per ora non posso ancora vedere cosa ha vinto perché l'ho messo troppo tempo fa, e nel frattempo ho chiesto anche se mi dovrei truccare o meno, quindi adesso aspetto queste due risposte e poi mi preparo, se no la Franci mi mi spara. Per quanto riguarda i vestiti c'è ancora una gara, invece per quanto riguarda del truccarmi, cioè se mi trucco meno, c'è già una netta differenza, cioè sì, mi devo truccare, anche se sinceramente non mi dispiaccio struccata, alla fine non mi dà fastidio andare in giro struccata, però ok, mi truccherò e non vi chiedo nient'altro sul trucco perché tanto il mio trucco è sempre lo stesso, quindi adesso mi trucco e poi vedremo cosa mi dovrò mettere. Alla fine ha vinto col 77% di andare a fare colazione al bar, quindi così sto facendo. Per quanto riguarda i vestiti mi sono messa questa tutina che conoscete già molto bene perché ha vinto al... basta messaggi, perché ha vinto con il 53%. Invece per quanto riguarda il trucco mi sono truccata, a parte che non so perché le mie labbra sono lucide e che non c'è sopra niente, però ok. Sono truccata perché comunque alla fine ho messo un po' di mascara, ho pettinato le sopracciglia, blush illuminante, un po' come sempre. Perché al sondaggio ha vinto sì, al mi trucco, con l'83%. Quindi adesso esco e sta venendo anche la Franci da me perché chiaramente non vado a far colazione fuori da sola e mi accompagna lei. Quindi andiamo! Ok, abbiamo preso la roba, io ho preso spremuta d'arancia, cappuccino e brioche liscia. La Francesca ha preso lo stesso menù però con il succo d'ace, il latte macchiato e poi la ciambella. Poi abbiamo preso questo che però porteremo a casa a suo fratello. Finalmente abbiamo finito di mangiare. Sai che mi fai portare il cibo avanzato? Vai, sì, vai. Bene, non ho finito la mia brioche. Comunque, prima non ve l'ho fatto vedere, ma ho fatto un sondaggio chiedendovi chi avrebbe dovuto pagare la colazione. E chiaramente... aspetta! Con il 75% ha... devo pagare io. Esatto. Indovinate chi ha pagato? Io. Ovvio. L'ha detto il sondaggio, l'hanno detto loro. Fra. E fu così che si mise a piovere e noi due siamo in giro sotto una tettoia. Yeah. In una casa. Volevo darvi un consiglio. Volevo darvi un consiglio. Ricordatevi sempre e comunque sempre l'ombrello, anche quando c'è il sole, perché io sono tornata a casa e sono in queste condizioni. Ho fatto un sondaggio in cui vi chiedevo se mi sarei dovuta fare la doccia oppure rimanere nelle condizioni in cui ero e in cui sono ancora, perché non mi sono ancora fatta la doccia pur essendo tipo l'una.
È 1:11 e io sono a casa tipo da 2 ore. Mi rendo conto che 3/4 del video li ho passati bagnata. Comunque, mia sorella grida. Poi l'86% di voi mi ha detto, mi sono andata a fare la doccia sistemando un attimino le condizioni in cui ero. E adesso il prossimo sondaggio sarebbe se mi devo asciugare i capelli oppure lasciarli bagnati. In genere in estate li lascio sempre bagnati. Oggi vabbè non è estate, però ok. Comunque adesso aspetto la vostra risposta, nel frattempo mi cambio. E non ci penso neanche di ritruccarmi perché la voglia mi manca. Come purtroppo mi avete detto voi, dovrò asciugarmi i capelli perché non ne ho la minima voglia, però mi avete detto così, quindi adesso vado purtroppo. Capelli asciugati e il prossimo sondaggio è: vado a casa della Franci oppure rimango a casa mia? E adesso, mentre aspetto la vostra risposta, sistemo un po' la camera che è un po' un casotto. Per ora il 79% di voi ha detto che devo andare dalla Fra, quindi mi sto preparando per andare, che poi in realtà è la mia vicina di casa, quindi cioè sono vestita molto scialla. Ok. Ah, non so manco tenere la macchinetta. Comunque sono dalla Fra e adesso ci guarderemo un film. E chiaramente voi su Instagram sceglierete quale. Abbiamo messo un nuovo sondaggio in cui vi chiediamo che film dovremmo guardare e le opzioni sono Dude. L'altra opzione invece è The Kissing Booth, che io l'ho già visto ed è stracarino secondo me, quindi adesso vediamo cosa dite voi. Purtroppo, anche se io avrei preferito guardare Dude, ci tocca guardare The Kissing Booth perché voi ci avete detto così su Instagram, quindi il sondaggio al momento è con il 66% dei voti su The Kissing Booth, quindi ci tocca guardare quello. Giuro che prima o poi Dude me lo guardo perché è da un po' che lo vedo su Netflix. Quindi facciamolo partire! Magari alzando anche il volume. Sono fatte le 6:30 e io me ne sto per andare a casa, anche perché sono stata un po' con la Fra e a parte il fatto che si è rimasto a piovere. Non puoi più metterle normalmente. Sì? Fa vedere. Cioè, ho deformato le scarpe, le uso come pantofole. Fanno ridere. Smetti là la cosa piegata. Stavo dicendo che essendo le 6:30 adesso vado a casa, anche perché alle 7 dovremmo uscire, perché con i miei andrò a mangiare a Milano il sushi. Non mi ha chiesto su Instagram se sarei potuta andare meno perché la prenotazione era già fatta da tempo, però mi aiuterete a scegliere cosa mettere e cosa mangiare. Intanto inizio ad andare a casa. Siamo preparati perché siamo per uscire di casa per andare a Milano a mangiare il sushi. Non vi ho chiesto su Instagram se cioè quale outfit avrei dovuto indossare, perché avevo una sola opzione, perché purtroppo sta piovendo. Non so se sentite, ma sta proprio diluviando, quindi l'opzione sarebbe potuta essere pantalone e qualcosa sopra o vestito, però vestito con queste condizioni meteorologiche non mi sembra a caso, quindi ho optato per questi pantaloni che non si vedranno mai e il body. E come avete detto voi, dovrò mangiare il tutto con le bacchette. Ciao papà, saluta. Mi è appena arrivata l'ultima cosa coordinato, che sarebbero questi uramaki da 8. Fai ciao. Dolce per tutti, tranne che per me. Però vabbè, tanto ruberò qualcosa a mia sorella che ha preso la frutta. Siamo appena usciti dal ristorante e quando ci hanno portato il conto vi ho chiesto se avrebbe dovuto pagare mio papà o mia mamma, e con il 77% dei voti ha chiaramente vinto che avrebbe dovuto pagare mio papà, come è giusto che sia. Quindi avete fatto la scelta giusta. Adesso vado a casa e prima di andare a dormire vi farò qualche ultimo sondaggio. Siamo appena tornati a casa, adesso mi cambio, mi sistemo. Intanto apro anche la finestra che fa caldo. È 00:35, io non ce la faccio più, voglio andare a dormire. Però chiaramente non potevo andare a dormire senza chiedere il permesso a voi, quindi ho messo un nuovo sondaggio su Instagram. Secondo il 74% di voi sarei dovuta rimanere sveglia, quindi purtroppo
Sono rimasta sveglia. Nulla, sono rimasta sveglia per un'oretta in più. E adesso ultimo sondaggio in assoluto, in cui vi chiedo quando vorreste vedere questo video sul canale. A seconda di quando vedrete questo video capirete se alla fine ha vinto il sondaggio giovedì o venerdì. In ogni caso vi mando un grosso bacione. Vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video dal primo minuto all'ultimo. Spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta. Se è così, mi raccomando, lasciate tanti pollici in su, iscrivetevi al canale se non volete perdervi i miei prossimi video, attivate la campanellina perché in questi giorni YouTube sta facendo un po' le bizze. Ma guardate anche il video che vi lascio qui, che sono sicura vi potrebbe interessare almeno un pochino. Mando ancora un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.